Ciao ragazzi, abbiamo deciso di trattare un tema un po' diverso dal solito, infatti ho deciso di parlarvi di escapologia. Oggi non c'è Diego, c'è Gas che mi aiuterà perché saluta, Ciao. che è ben educato, perché per l'escapologia per ovvi motivi servirà un assistente che mi legherà. Lui interpreterà la persona del pubblico che sale sul palco e viene a fare le legature e poi ne approfitterò per spiegarvi tutti i dettagli. Allora, io inizierei per quanto riguarda l'escapologia con quelle che sono le legature di Kellar. In che cosa consistono? Sono dei nodi particolari che vi consentono di liberare, dopo essere stati legati, di liberare una o entrambe le mani, poi vediamo nei vari sistemi, diciamo che è una classe di legature, e subito però, dopo averle legate, non solo di essere liberi, ma anche di rientrare, essere sempre annodati quando volete, quindi mostrare sempre questa immagine. Da dove viene questa roba? Dal mondo degli spiritisti, perché quello che succedeva era classicamente il gabinetto medianico, quindi il medium che veniva mandato in trance all'interno del gabinetto, si chiudevano le tende, lui era legato, si chiudevano i tendoni del gabinetto, accadevano dei fenomeni, tipo le padelle che volavano fuori, oppure nelle versioni più moderne uno spettatore che entra dentro bendato, magari si trova con la giacca al contrario, si trova legato lui, oppure con i pantaloni tirati su. Però in 3 secondi accadono i fenomeni, viene aperto il tendone e il medium è ancora apparentemente addormentato e ancora soprattutto legato come è stato lasciato prima di chiudere. Da qua ovviamente questi concetti, queste cose si possono prendere, si possono insomma interpretare come vogliamo in qualsiasi tipologia di effetto magico. Le cose più classiche è la scopologia comica in cui io mi faccio legare ed uscirò fuori tempo. Allora, cominciamo dal concetto base della legatura di Kellar, quindi mi tolgo l'orologio e Gastone se mi recuperi con la corda. Ok. Il concetto base è quello di far legare i polsi fra di loro. Uno dei polsi sarà legato davvero, l'altro potrà uscire e rientrare quando voglio. Quindi il concetto è questo, io mi faccio legare il polso con un nodo sopra. Ok, fai un nodo doppio, perché voi se lo stringi forte non aver paura di farmi male. L'amicizia si vede anche da questo, ok? E ora quello che faceva Kellar era portare tutto dietro la schiena. Ora io mi girerò leggermente di spalle sperando che si veda qualcosa, ma tanto poi vi farò la spiegazione dritto, quindi si capirà tutto. Quello che succede è questo: si viene dietro la schiena con le mani incrociate, no? Aspetta che ti do una mano, legami su, ok? Quindi adesso lui mi sta legando i polsi con le mani legate, aia. Dietro il aia. Vabbè, fai anche il fiocchetto così è facile da disfare. Aia. 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 Quindi il concetto è che in questo momento io sono totalmente legato dietro la schiena. Mamma mia, se l'hai fatto stretto, Gastone. E in 3 secondi, forse, sono totalmente in grado di liberare la mano. Ho esperienza. Aia, aia. Sì, si vede che sei uno che traffica con le corde. E non voglio mai entrare in camera tua. Ok, e quindi quello che accade da qua dietro è che io posso liberare questa mano e quando voglio rientro dentro e posso tornare, non posso tornare davanti, ma posso in questo caso girarmi di spalle e mostrare che le mani sono ancora legate come mi sono stato lasciato. Quindi se per favore mi sleghi. Ok, quindi doppio nodo, davvero legato al polso e voi sapete che da qua è veramente impossibile creare spazio. Quindi quello che succede, da qua non si esce. Quello che succede è che le mani vengono appoggiate in questa maniera per far legare il secondo polso, in questa maniera qua. Quindi sono così e sono così. Quando alzo, per far chiudere il nodo, dietro la schiena succede questo. Quindi sto creando una S qui. Questa S è quella che mi darà lo spazio Puoi doppio vedere poi qua? per uscire, si vede in camera, da sopra forse. Sì, voglio Ok, vedere. facciamo vedere bene. Io sono messo così. Quello che faccio è incrociare. Quando incrocio, vedete che si crea questa torsione qua. Questa torsione è quella che mi darà poi lo spazio per uscire. Infatti adesso fai il nodino morbido, solo, o tieni anche solo con le dita senza chiudere. Ok, tieni anche solo con le dita. Io da qua vedete che ho creato tantissimo spazio. E da questo spazio sono in grado di entrare e uscire quando voglio. Questa è bene o male la prima versione di Kellar. Ci sono delle varianti interessanti, una di queste è nel farsi legare con il nodo sopra, si fa sempre dietro la schiena, il concetto è sempre lo stesso, vi faccio vedere velocemente la performance e poi spieghiamo come funziona. Io da questa posizione vado dietro la schiena in questa maniera, ok?
e ti chiedo di legarmi. È cascato qualcosa di interessante. Vabbè, adesso lo raccogliamo, poi servirà dopo. Ok. Non fare tanto stretto, sennò poi non lo distiamo più. Ok, quindi adesso sono legato col... Fai vedere come sono legato col... Metti le mani come ce l'ho io. Sono legato in questa maniera dietro la schiena. Poi... Era solo per far vedere a loro. Eppure in qualsiasi momento io sono totalmente in grado di liberare la mano e gesticolare. Quando voglio rientro dentro la legatura, faccio un movimento al contrario e per te sono ancora chiuso. Okay, sì. Giusto? Ok, so. Confermi? Ok. Faccio vedere davanti quello che succede. Dietro la schiena io sono legato, metto le mani in questa maniera e sono dietro. Quello che faccio un secondo prima che lui chiuda il nodo è lasciala, ok, e fare questa torsione. Quindi vedete che si crea di nuovo questo spazio doppio dovuto dalla torsione dei capi della corda, che viene bloccato in mezzo ai polsi. Anche qua tieni solo col dito, non chiudere. Faccio solo il primo. Ok, anche qua facendo il movimento all'incontrario vedete che ho guadagnato il doppio dello spazio. Quindi da qua a qua. E sono tutte legature che si possono fare dietro la schiena e sono molto molto efficaci e si usano da sempre. Un'altra idea molto buona, non lasciami legato tanto questo, eh? Okay. Un'altra idea estremamente interessante, estremamente efficace è quella che propone Al Baker come soluzione a questa legatura. Ve la faccio vedere in due variazioni. La prima consiste nel farsi legare, quindi tu mi hai appena fatto questo nodo, lo faccio in favore di quella camera lì. Tu hai appena fatto questo nodo, quindi ovviamente se tirando un capo questo è totalmente stretto, anche tirando questo capo è tutto totalmente stretto. E soprattutto la cosa più importante, più cosa, è che il nodo stesso, no, sia totalmente bloccato. Quindi da qua mi chiudi di nuovo le mani, morbido, tanto mamma mia, altro che morbido. Morbido, ok. E da qua la cosa interessante è che io posso creare spazio allargando, ok? Quindi ho tutto questo spazio qua. Per ritornare lo riraccolgo fra le mani. Qual è il vantaggio di questa legatura? Il vantaggio è che posso farmi legare davanti, quindi i movimenti tutti davanti. Come funziona? Questo era quello che mi interessava parlarvi per quanto riguarda le legature di Kell. Non è assolutamente esaustivo come video, però era per darvi un'infarinatura. Queste sono tutte quelle, non tutte, una parte di quelle che vi consentono quantomeno di liberare uno dei due polsi. C'è un altro argomento di cui volevo parlare super 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 velocemente, perché so che attira molta curiosità, che è il discorso delle manette, ma spendo veramente tre parole. Quello che succede, si può fare varie cose con le manette, vi faccio giusto vedere un paio di cose. Una è quella di chiudere entrambi i polsi, queste sono manette vere. Poi lo vedrete in spiegazione, non servono manette. Esistono manette truccate che vi consentono di fare alcune cose. Per esempio Anderson aveva una routine molto carina in cui lui si faceva manettare i polsi e poi quello che succedeva era, chiedeva uno spettatore di tenere una pallina in mano. Adesso con queste non posso farlo, però lui faceva finta di rubargli sta pallina, voleva fargli sparire sta pallina di spugna nelle mani e finiva così. Okay. Con lui con le mani chiuse, lui non ha mai aperto le mani, io sono finito dentro di lui, ok? Quindi legava le braccia, che era una routine molto carina. Poi lui finiva con la mano che si staccava, doveva staccarsi la mano per slegarsi, svitava il polso e aveva la mano finta attaccata dentro la manetta. Era molto molto divertente. Non mi perdere le chiavi se non è finita. Adesso non ricordo se Diego su Talking Magic ha già parlato di come liberarsi dalle manette vere. Sì, che forse in qualche lezione, ma non so se l'abbiamo. Allora, io credo che ne abbia parlato in una lezione dal vivo a Roma. Non so se però l'abbiamo pubblicato da qualche parte. Adesso non sto a perdere tanto tempo su questo discorso. Non è difficile, però voglio farvi vedere più che altro effetti in cui non serve uscire. Se volete uscire, ci sono anche degli strumenti apposta che sono in vendita. Quello che hai sentito prima, il rumore del metallo, perché tipicamente li tengo nascosti. Però questa è scapologia vera. Proviamo questa cosa che è più interessante. Che si può anche volendo... Io. No, che poi mi fai male. Questo si fa fuori vista. Una cosa classica che si faceva, credo che venga sempre dagli spiritisti, è quello di essere ammanettati i polsi e far passare un filo attorno alla manetta che passa poi da una serratura. Okay. Quindi c'è una porta chiusa, io sono dentro una stanza isolato, sono legato in questa maniera, passamela dentro. Ok. Questa parte passa nella serratura, non tenerlo tirato che mi serve gioco. Ok, sì, vai. Ok, io vado sotto. Tu mostra sempre i capi che sono sempre a vista. Vediamo se mi ricordo questa, perché non è mica detto che io sia in grado di fare questa cosa. Ma ci proviamo. Allora, ovviamente si può fare varie cose con questo sistema e uno di questi è incatenare l'anello nel filo. Cioè io prendo un anello preso in prestito e okay. Tu te lo ritrovi qui.
fatto. Che ti arriva in mano, che è molto carino. Però sempre il giro è lo stesso. Quindi io da qua libero questo polso. Ok, sono un po', scusate, sono un pochino scomodo. Vieni su, tira sul filo. Io sono totalmente libero. E le manette sono ancora chiuse attorno ai polsi. Io non ho niente per liberarmi dalle manette sotto. Non le apro, non le chiudo. Questa volta non si sono aperte. Non si sono aperte davvero. Intanto è vero che una cosa che si può fare, se uno può pensare che voi avete queste cose, è in qualche modo fermare la manetta in questo punto, magari con del nastro o qualcosa, in modo che sia impossibile che io l'abbia distrutto e poi rifatto. Certo. Tipo un pezzo di scotch con la firma dello spettatore o qualsiasi cosa, in modo che sia totalmente impossibile che io le abbia aperte, no? Okay. E quindi quello che si faceva era arriva lo spirito e mi libero, no? È una cosa che viene dagli spiritisti. Come si fa? Bene, direi che con le manette io non vado oltre all'interno delle varie routine, perché passerei alla spiegazione della cosa più importante di cui volevo parlare oggi, e gli dedichiamo ancora una decina di minuti, che è questa roba qua. Allora, è un cinturino di cuoio. Vi faccio vedere prima la routine e poi vi parlo un secondo della storia, da dove viene e come ci siamo arrivati, perché è una produzione nostra di Talking Magic. Quindi quello che succede è, si infila, mi faccio legare. Ah, scusami, ho dimenticato un pezzo. Tra un secondo dovrei legarmi, ma prima voglio far provare a te la sensazione, soprattutto per capire come fare per legarmi. Ok. Ok, quindi io ti chiedo di infilare il polso all'interno dell'asola. Voilà. Dammi il polso in su. Ok. E è stretto, no? Sì. Vendetta, dolce vendetta. Vieni contro con l'altro polso. Bravissimo. Polso contro polso. E vendetta, dolce vendetta. Non puoi, perché sono finiti i buchi. Vabbè. Ok, ora sei d'accordo con me che liberarsi da questa cosa adesso è un po' morbido, perché in realtà sono stato gentile. Però se tu cercassi di sfilare i polsi è totalmente impossibile da questa configurazione, no? Sì. Ok. Abbastanza. Da qua o lo spacchi. Ok, che non vogliamo. Oppure è impossibile uscire da qua. Quindi hai capito come devi legarmi, no? Sì. Ti libero. Grazie. A meno in cuore. Ok, quindi la stessa cosa che ho fatto dovrei farla tu a me. Quindi vendicati pure. Ah, okay. Mamma mia. Ok, vieni contro. Pure scivolata. Aia, so. Aia, aia, tira. Okay. Io ho i polsi ancora grandi. Mamma mia, io ho i polsi grandi, c'hai i buchi. Ok, voilà. Quindi totalmente immobilizzato, totalmente legato all'interno della fascetta. Ora, o sotto un telo, in questo caso vado sotto il tavolo per semplicità. Quello che dovevi fare tu è contare fino a 3, io al 3 esco fuori, sarò totalmente libero, ok? Pronto? Vai! 1, 2, 3. E infatti non ci sono riuscito, ma ti spiego perché, era difficile, quindi facciamo così, Gas, perché sei stato molto stretto. Per questa volta conta 5, però lento, ok? Non stare a contare di corsa, a fare cose strane, tu conta lento che è difficile, eh? 1, no, aspetta che, vabbè, dai, conta. 2, sto qua sotto che? 3, no, non ce la faccio. 5, 6. 6. No, vabbè, senti, tanto il video, se no mangiamo tutto il tempo del video a contare. Purtroppo non sono riuscito a liberarmi. Se per favore puoi slegarmi tu. O forse no. Ultima possibilità. E in 3 secondi sono totalmente libero. E c'è ancora l'8, palesemente più piccolo dell'apertura dei polsi. Da dove viene questa roba? Allora, pare che lo stesso Houdini avesse una cosa simile, il repertorio. C'è un libretto sulle scapologie di Houdini, anche se non è chiaro se l'ha scritto Houdini. Vabbè, viene chiamata The Siberian Chain Escape, perché l'origine era con una catena. Quindi c'era questa catena, classica catena ad anelle, quella per legare la bici, per capirci. Veniva fatto un giro intorno ai polsi e poi la catena veniva fermata con un lucchetto, con le mani così. Non appena le mani si abbassavano all'altezza delle gambe, la catena cadeva per terra, io ero totalmente libero. E David Ewald, che tra l'altro è stato uno dei padri del lockpicking, ha scritto 2 libricini sul lockpicking, sull'apertura dei lucchetti, è proprio uno che è dentro questo mondo delle aperture impossibili, delle cose. Lui viene fuori con un cinturino, e quindi noi abbiamo deciso di prendere le idee di Deval, le cose migliori, di mettere tutto insieme e ottenere quello che abbiamo chiamato The Italian Escape, in onore al nome originale della routine. Prima di salutarci lascio la parola a Gastone, che vi spiega 2 cose riguardo a questi cinturini dall'aspetto più tecnico per quanto riguarda Talking Magic. Ok, allora intanto dove li abbiamo fatto fare questi cinturini? Ah certo, allora sono andato io a rompere le scatole a un artigiano nella mia città, che è uno che lavora al cuoio a mano, quindi è vero cuoio uno per uno, fatti uno per uno a mano da questo artigiano, quindi è vero cuoio, questi rivetti qua che tengono le chiusure
non guardate questo che è il mio prototipo che ho costruito da solo, ma questi potete letteralmente appendervi con tutto il peso e queste cose qua non si aprono. Potete letteralmente tirarci due navi con questa che... Sì, 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 questo è cuoio. Cuoio vero, questo è cuoio tinto, questo è cuoio solo conciato, che si abbronza tra l'altro col tempo, c'è questa caratteristica divertentissima secondo me. Qua sotto trovate il modo per ricevere a casa la vostra versione o nera o marrone dell'Italian Escape. Uh-huh. Aggiungo io, non vi arriva solo il cinturino, vi arriva un'ora e venti, un'ora e dieci, comunque più di un'ora di video spiegazione con Mark che mi ha aiutato, e lì entro anche tra l'altro nel dettaglio della routine della carta nel portafoglio, vi faccio vedere tutte le varie fughe e vi faccio vedere come costruirvi la versione con la catena se siete interessati a farlo. Ok, giustamente. Bene, magari in futuro faremo qualche video di approfondimento sulle manette, perché vedo che è un argomento che secondo me può essere molto molto interessante. Allora ragazzi, direi che questo video è tutto, siamo andati a oltre luglio quello che dovevamo farlo, e niente, ci vediamo di prossimo. Ciao! Ciao! Maniera a questo punto per consegnarti l'anello e fartelo passare a te. Venivano via col coso e lui non aveva più la catena intorno ai polsi e aveva prodotto un bicchiere di latte.